diceva sempre che era la mia coscienza, perché io mi ricordo sempre che molte cose che sbagliavo, oppure che quando prendevo brutti voti a scuola, cose così, che non riuscivo a dirglielo e me ne andavo per fare un po' il furbetto. Però lei alla fine mi sgamava sempre, insomma. Diciamo che noi vivendo in montagna e io uscivo sempre fuori anche magari con la neve, con le maniche corte, e mi ricordo che lei veniva sempre fuori casa a prendermi e mi tirava il maglione o la giacca a vento, quella insomma per stare fuori. E poi, beh, come dicono penso tutte le mamme, studia e studia, studia e studia. Io le ho sempre detto tutto, soprattutto nell'ultimo periodo, infatti ripensando a questa cosa qua è la cosa che mi spiace di più, perché ho aspettato fino all'ultimo per dire tutto quello che potevo dirle prima. Però sinceramente non ho niente da dirle di diverso da quello che le ho detto. Mi diceva sempre di non giocare con la palla dentro casa, infatti ho fatto qualche danno da piccolo. Un giorno lei era fuori a fare delle commissioni, e io in casa ovviamente giocavo con la palla, anche se non avrei dovuto, e ho rotto un vaso molto prezioso per mia mamma, che si chiama Dina, e al suo ritorno io non mi sono fatto trovare, gli ho lasciato un biglietto con delle frasi, diciamo, per tranquillizzarla del fatto del vaso rotto, e niente. Ho cercato di essere il più dolce possibile. Mi ripeteva di ragionare con la mia testa e comunque credere sempre in me stesso, ma tenendo i piedi per terra. Un ricordo abbastanza recente con mia mamma Cristina. Sono le serate passate sul divano io e lei a parlare delle nostre esperienze, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Ricordo spesso una giornata bellissima dell'estate scorsa dove siamo andati in montagna io e lei a pranzo, e dopo pranzo siamo andati in cima a una montagna con un telo e siamo stati tutto il pomeriggio sdraiati in mezzo al nulla. Soffre molto il fatto della distanza, che non ci sono. Nonostante tutta la tua sofferenza mi sei sempre stata vicino e per questo ti voglio molto bene. Io sono andato via di casa a 14 anni, no? E quindi anche se la sera non la chiamo, non gli mando il messaggino che sto bene, di non agitarsi. Le volevo dire soltanto che le voglio tanto bene, perché non so cose, insomma, che dico spesso, soprattutto a mamma o anche a papà, però comunque io le volevo dire che le voglio tanto bene e che la amo tanto, perché tutto quello che ha fatto per me è stato importante, e adesso sono arrivato fin qua, quindi ti voglio bene, mamma.